I meccanismi delle scelte interne ai 5 Stelle ruotano intorno alla piattaforma Rousseau, i voti online degli iscritti, piattaforma che in serata ha decretato il sì a Mario Draghi, con un quesito che contemplava anche il giudizio sull'annunciato Ministero della Transizione Ecologica caro a Grillo. I risultati del voto arrivano alle 19 dalla voce del notaio. Il risultato è stato il seguente, ve lo dico. Allora, sì ammontano a 44.177, corrispondente a una percentuale del 59,3%. I voti contrari invece sono stati 30.360 e corrispondente a una percentuale di 47%. Esulta l'ala governista del Movimento, con Di Maio che sottolinea come il Movimento 5 Stelle abbia scelto il coraggio e la maturità nel ringraziamento ai militanti, a Beppe Grillo in primis. Parole di grande soddisfazione per il sì a Draghi arrivano anche dal capo politico Vito Crimi. E il lavoro più difficile adesso è comporre questo programma di governo, attività di governo, la composizione del governo, e quindi oggi siamo pronti a metterci immediatamente al lavoro e a disposizione del presidente incaricato. Eppure nel movimento la spaccatura c'è e si fa sentire. Lo stesso Davide Casaleggio, in un botto in risposta con Crimi, aveva aperto la via dell'astensione o peggio, qualora avessero vinto i no. Posizione rilanciata da Barbara Lezzi e dalla fronda interna. Alla fine anche Casaleggio tira le somme e si dichiara contento della sintesi fatta dal movimento. Si apre una fase nuova, dichiara il presidente della Camera Fico. E i dissidenti che fine faranno, visto che il voto degli iscritti è vincolante? Nonostante i sì di Grillo, Di Maio, Conte e Crimi, il movimento si è diviso, fanno notare fonti della Lega, aggiungendo ancora più importante il ruolo della Lega e di Forza Italia.